Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Giada's Bakery House. Allora, oggi andremo a divertirci un po' perché andremo a fare un pane ad altissima idratazione, cioè al 110%. E gli ingredienti saranno 500 g di farina con una V sopra i 300, ossia una farina molto forte, 550 g di acqua fredda da frigo, 3 g di malto, 5 g di lievito di birra, 20 g di sale e 25 g di olio extravergine di oliva. Vediamo subito il procedimento. Ciao a tutti ed eccoci qua con il nostro impasto al 110% di idratazione che ha lievitato e maturato per 22 ore. Ora andremo a formarlo e lo lasceremo per altre 2 ore, proprio per farlo arrivare alle 24 ore di lievitazione e maturazione. Allora, ungiamo il banco perché avendo una idratazione così alta preferisco non usare farina fino all'ultimo momento, in modo da avere proprio il 110% di idratazione. Senza assolutamente sgonfiarlo, dobbiamo semplicemente andare a fare una piega a tre. Uno. Perfetto. E lo lasciamo così per altre 2 ore. Queste bolle. Ci vediamo tra 2 ore. Allora, eccoci qua dopo 2 ore con il nostro impasto. Adesso andremo a formare delle ciabattine. Per prima cosa, spolverizziamo la teglia con della semola. E poi andiamo a formare. Prendiamo e allunghiamo leggermente e adagiamo sulla teglia. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al mio canale.